li vedo tantissimi. Tiziano e Niccolò non hanno bisogno di grandi presentazioni da me, sono grandi scrittori italiani, due premi strega. Il libro di Niccolò parla di figuracce, cioè insomma di quelle figure di merda in pratica, no? Aspettate un attimo, che questa cosa della voce mi... questa è la famosa figura di merda iniziale, si comincia così, l'abbiamo fatta iniziale, non ci sentirete benissimo. No, in realtà io diciamo che ho sempre ritenuto che due cose erano sostanziali nella mia vita: le cicatrici e le figure di merda, perché sono quelle cose che si piantano nella memoria e tu possono passare gli anni e te le ricordi sempre. Le cicatrici, come dire, sono quasi delle specie di paletti che metti, che fanno sì che tu ricordi il passato e non ti sembra solo un parto folle della tua mente, ma una cosa che è effettivamente vera e che in qualche modo risuona nel tempo. Tu, quando, non so, io mi sono fatto male una volta quando avevo 12 anni, eppure mi ricordo, e mi dimostra che la memoria non è fallace, che in qualche modo la mia vita era fatta di una serie di cose che sono vere, perché ogni tanto il dubbio mi viene, dico, ma se mi sono inventato tutto, se non è che io sono figlio di mio padre e di mia madre, e così poi guardo la cicatrice e dico, effettivamente questa me la sono fatta cadendo in motorino, per di merda, che soprattutto credo durante l'adolescenza sono state delle cose per cui in qualche modo io mi rendevo conto che ero sempre sul limite di farle, con un'ansia tremenda, e ho sempre pensato che in fondo quello lì fosse, come dire, il chiaro momento in cui si passava dall'infanzia all'adolescenza, quando improvvisamente ti chiedi come ti rappresenti al mondo, se sbagli gli altri come ti percepiscono. Allora forse la cosa migliore che deve fare uno scrittore è, come dire, avere una coscienza civile, come lo deve avere chiunque, e nei suoi libri in fondo poter raccontare e mettere i lettori nella condizione di avvertire, di vivere nelle scarpe di qualcuno. Ricordo che nel primo romanzo che avevo scritto c'era uno studente che studiava, che interpretava Dostoevskij come uno scrittore di figuracce, di figure di merda. Molti romanzi di Dostoevskij sono disseminati di brutte figure, e faceva una tesi sulla brutta figura nella narrativa di Dostoevskij. È un tema molto molto forte. In questo primo racconto, saggio autobiografico lo chiamo io, perché in ognuno di questi cinque racconti saggi comincio da un'esperienza che è capitata a me, e per poi allargare, come diceva Niccolò, una cicatrice, un ustione, una figuraccia, un'esperienza anche molto intensa, anche dolce, tenera in certi casi, che mi ha fatto fare delle domande più ampie e che spero, insomma, anche mi ha spinto a studiare delle cose. Nel primo racconto, che invece è un po' forse più leggero degli altri, mi è capitato di essere intervistato, tra l'altro, da una giornalista che potrebbe essere al telefono, non lo so, forse fra Treviso e Vicenza, dall'accento. E mi chiedeva, lei lavorava per una rivista che si chiama Ok Salute, e mi dice, guarda, abbiamo una rubrica dedicata al racconto di una malattia, chiediamo alle persone, scrittori, scrittrici, attori, attrici, calciatori, che ci raccontino una malattia che hanno avuto. Io all'epoca, 5 anni fa, avevo 46 anni e mi sono reso conto che ero veramente molto fortunato, non avevo molto da raccontare. E quindi, passando in rassegna le disavventure mediche che avevo avuto nella vita, dicevo fra me e me, beh, insomma, la perdita dei capelli non mi sembra il caso di raccontarla, insomma. Oppure la scarlattina durante il servizio militare non è proprio il massimo, come, cioè, per una rivista medica, per quanto pop. E allora dentro di me una voce diceva, no, questa no, non dirla a nessuno, sei pazzo, no, questa non dirgliela.
le interesserebbe una malattia venerea, così qualcosa dentro di me. E allora mi è tornata in mente una disavventura di ormai quasi una trentina d'anni fa, dove effettivamente ho avuto appunto questa sgradevole, insomma, blenorragia, vulgo, scolo, ecco. E però nel racconto dico anche che dentro di me ero tutto fiero, perché dicevo: no, è giusto, solo gli scrittori, le scrittrici hanno il coraggio di raccontare queste cose, gli altri si riempiono la bocca di parole come occidente con la O maiuscola, no, tu devi raccontare la vita così com'è.